20 anni di Tecnoscuola tra collaboratori, amici, politici e gente comune. Una festa, quella di ieri sera, tutta dedicata al presidente Edmondo Gallo. Dopo il taglio della torta, una spettacolare coreografia con cascate pirotecniche che hanno illuminato la serata fra gli applausi dei presenti. Grande serata, ospiti illustri, il marchio Tecnoscuola che chiaramente si è fatto sentire e vedere. Siamo onorati della presenza e della partecipazione di tanti amici, politici, religiosi, del mondo civile. È un fatto che ci inorgoglisce, la loro presenza è stata per noi un attestato di stima e siamo grati a tutti quanti per aver partecipato al nostro ventennale. Festeggiare 20 anni è un traguardo, ma come ha detto lei anche è una nuova partenza. Altri obiettivi, stiamo aprendo altre sedi, stiamo lanciando altre nuove iniziative, da circa un mese siamo anche a PL, Agenzia per il Lavoro, sono anche presidente provinciale di Federdat e Debilab per lanciare iniziative nel mondo del lavoro. Un sogno nel cassetto? No, al momento no, però l'augurio è che tutto possa andare avanti e che poi saranno i miei figli a continuare in questa avventura. Un'attività assolutamente necessaria che ha riguardato la possibilità di collocare tanti giovani, la possibilità di fare formazione professionale, un lavoro fatto da Edmondo Gallo e dalla sua scuola con grande di formazione, con grande professionalità. Credo che sia un fiore all'occhiello della nostra provincia e questa sera si festeggiano 20 anni. 20 anni non sono pochi di attività e consentono di fare un bilancio e di poter trarre delle somme importanti. Sono risultati che parlano da solo e quindi noi qui stasera con tantissime persone festeggiamo questo evento sperando che possa essere foriero di ulteriori successi e traguardi. Sindaca Cecilia Francese, un appuntamento importante, i 20 anni di Tecnoscuola che è nata storicamente a Battipaglia. Sì, è nata a Battipaglia, mi ricordo, in via Roma, quindi centro di Battipaglia, e voglio complimentarmi con Edmondo Gallo per questa crescita esponenziale, perché la scuola nasce come recupero degli anni scolastici, poi oggi praticamente è qualcosa di molto più importante, Tecno Quality, ma soprattutto corsi per OSS e OSS, insomma veramente devo dire che Edmondo, che il direttore generale, ha fatto un ottimo lavoro, lui con tutto il suo staff, e quindi anche questo è un motivo di orgoglio per la città di Battipaglia. Anche c'è anche una sede qui a Salerno, ma ricordiamoci che la scuola ha origine 20 anni fa nella città che rappresento.